0-6 anni 50 metri, maschio e femmine, poi da 7-11 anni 400 metri, quindi da 12 a 15 anni 800 metri. Qui abbiamo gli arrivi, logicamente sotto l'arco rosso dell'Abix, mentre sotto la torre campanaria abbiamo le partenze. Stracastelli è valida quale terza prova del circuito podistico pesarese Correre per Correre, mentre il primo trail è valido quale secondo trofeo Montefeltro e Ranne. Bravi, congratulazioni, bravi, straordinari, bravi. Avanti ragazzi, chi ha corso, buono gelato. Dopo con questo andate al banco, al genitore, buono gelato per tutti, 50 metri, 0-6 anni, già andate in archivio. Concorrenti 400 metri, facciamo un bel applauso, bravissimo il 220, bravo, prosegui, vai così, bravissimi, bravi, prendiamo prendiamo, mettiamoli in fila il 216, ma se no si sposti un attimo, ecco così, bene ragazzi, un bel sorriso, leggermente, bravi, avete avuto tutti il buono. Un bel applauso, sento gli applausi, bravissimo, bravissimo, prosegui, bravo, bel applauso, bravissimi, ci hanno volato un bel testa a testa da questi due concorrenti, bravissimi, bravi, 800 metri per coloro che stanno tagliando il traguardo in questo momento, bravissimo, 222, brava, congratulazioni, brava, siamo agli arrivi della gara degli 800 metri, bravissima, bravissimi, 119, bravi, 130, brava, forte sotto l'arco, un passo indietro sotto il sole, bravi così, un passo indietro, bravi, ciao, la foto di gruppo, bravissimi, avete avuto tutti il buono gelato? No, nessuno, bene, par condicio. We'll be right back.
via. Aspetta Lucio, aspetta. Fai lanciare. Piano, piano. E c'è stata una bella partecipazione anche quest'anno, era la terza edizione, e speravamo che ci fosse partecipazione perché così si è dimostrato che la manifestazione ha preso piede. Devo dire che il tempo ha tenuto bene, questa è una fortuna, quindi le iscrizioni non sono state pregiudicate. Speriamo che vada tutto bene e naturalmente che vinca il migliore. Il vincitore dello scorso anno è ritornato, e quindi vuol dire che anche lui ha trovato la competizione e la gara piacevole, soprattutto piacevole il percorso, perché girare su questi colli è sempre piacevole perché da una parte c'è il mare e da una parte i monti. Bene, speriamo che vada tutto bene fino alla fine.
emozioni. Bene, più avanti c'è anche il ristoro, più avanti c'è anche il ristoro, bravi, complimenti, ancora un bel sorriso, avete faticato poco, quindi non è stato durissimo, è stata una cosa fattibile. Bravi, arriva anche il nord di Volte in Cai, c'è un monitor che insomma proietta le foto. No, magari 16 km, bravissimo.
più avanti trovate il ristoro. Mirko Carletti, Stem Innovation, l'organizzatore della Stacca Castelli. Bravo, bravo Mirko, mi dici Mirko. Bravo Marco. Versione 1 per Mirko Carletti, l'organizzatore. Grande. Allora, come è andato in gara? La gara è andata bene, il percorso bellissimo, non so che dire altro, perché bellissimo e duro, duro. Ringrazio tutti i partecipanti, sono stati l'organizzazione, c'è stato qualche piccolo invito, ma siamo la nostra, siamo la terza, insomma, un po' di istante, quindi ancora un po' di esperienza bisogna fare, unire e migliorare. Grande Mirko, ma a te ti vogliamo o atleta o organizzatore, perché così insomma perdi un po' di energia per strada. Probabilmente rimanga a sedere la No, ti vogliamo in gara perché devi tenere alto il nome di Sant'Ippolito. Grazie, complimenti, congratulazioni anche a te. Ha detto il percorso duro, l'ha disegnato lui, quindi insomma. Della partenza della gara, Osman Bartolucci intanto. Ecco Osman Bartolucci, bravissimo. Arrivo, chiude, vediamo, no, bravissimi, bravissimi degli spogliatori, Mirko Carletti, per tutti coloro che sono bravissimi, per tutti coloro che sono arrivati, potete vedere le vostre foto, bell'arrivo, ecco, bravissimo, volata, un accenno, volata, bravo. Bel applauso per Giuseppe Tagliani, bravo Giuseppe. Grazie, bravo, bravo Giuseppe Tagliani, che l'avremo poi anche, domani sono 102, sì, grande Giuseppe, tanto Stefano Bonacorsi va a chiudere la sua gara in 16 chilometri, conforto dal cronometro, siamo a 1:16:17 di gara, con la taglia di traguardo anche Leonardo Rubini, la marca di Pesaro, vai Pierpaolo, vai, vincitore della due colli, Alfonso Androne, Fulmer, Roberto Sposto, mi fanno correre, io mi sono distratto molto, allora, vai Mattia, Mattia Traiani, presidente del calcio Nagherane, bravo Mattia Traiani, Masetti, Anna Maria Masetti che va a vincere la gara dei 16 km, Anna Maria Masetti, la madre di Pesaro che va a vincere la gara dei 16 km, vediamo il tempo, vediamo il tempo. 1:19 spiccioli, dai dai Casinati, vince la gara dei 16 km, via dalla strada, brava Eleonora Errani, va a vincere la gara del trail, grande Eleonora Errani, è la prima nella gara dei 13 km del trail, bravissima, anche la seconda concorrente della gara dei Colle Marathon, il presidente della Colle Marathon, Claudio Romani, 100, bravo, 100, Erika Rinaldini, grande Erika, non mi dire che si spento, no, il primo piano per Erika Rinaldini, Laura Francesconi, bravissima, Laura Francesconi, Laura Francesconi, obiettivo, aperto sul percorso, percorso molto bello, duro, selettivo, impegnativo, percorso pazzisticamente parlando veramente molto molto bello e attraente. E il trail è una cosa, diciamo tra virgolette, nuova per il nostro territorio e sta prendendo piede. Questa è una prova perché oggi si erano anche diverse persone che correvano parecchie, quindi benvenga. È un momento che sta crescendo il movimento. Monica Litterini che sta preparando la sua ennesima partecipazione al 100 km di Passatore. Monica Litterini. Thank you.
durissimo, non me l'aspettavo, però bellissimo. Colline sì, ma impegnative. Sì, però i panorami, i posti che abbiamo visto meritavano, valevano. Grazie Valeria, alla prossima, mi raccomando, Valeria Ambrosini. Grazie a te, ci vediamo alla panoramica, 21 km. Questa manifestazione direi che è andata bene, anche l'afflusso di gente insomma era ottima, più di 600 iscrizioni, quindi direi che è andata molto bene. Poi devo fare un grandissimo ringraziamento anche alle persone che ci hanno aiutato, alla cucina, tutto lo staff, perché insomma è uniti che si vede l'essenza del gruppo e riescono a fare queste manifestazioni, quindi un doveroso ringraziamento a tutti. Applauso per questa bella foto di gruppo, avanti ragazzi, 1, 2, 3, applausi, bravi, così, siete stati bravi, potete continuare a mangiare, continuate a mangiare, bravi. Dai, la prima, Leonore Rani, già qui con noi, da Carpegna, grande, medaglia d'oro, ed inoltre, aspetta perché, la medaglia d'oro, scultura di Natalia Gasparucci, poi spumante Berloni, coppa, coni, cesto guerrieri, poi cosa c'è, liquore no perché creperia TVS, aspetta non è finita, già voglio andare via? Siamo al vincitore, arriva da Vicenza ragazzi, Federico Venezian, M Running Team. Oh, è qui con noi, arriva da Vicenza, ma è qui con noi perché studia scienze motorie a Urbino, Qualcuno è addirittura da Vicenza, però non si sa mai. Premi, quando ritornerà a Vicenza, dopo un mese che è stato qui con le nostre gare, insomma, avrà la macchina bella piena. Bravo. Sì, metti giù perché sono finiti, però non si sa mai. Allora, foto, bravo, facciamo vedere. La scultura, sì, 1.02, 1.02, sì, 1:02, 1:20:14 per Eleonora Errani. Grande, una bella scultura di Natalia Gasparucci, bravo. Il trail è finito, andiamo con gli assoluti della 16 km. Siamo a loro con 1:19:06 per la banca di Pesaro, Anna Maria Masetti. Anna Maria Masetti, brava Anna Maria Masetti. Campionessa italiana WISP della Gran Fondo, 50 km, trofeo CONI, poi scultura, Natalia Gasparucci, eccola, bellissima quella scultura, mi raccomando, prosciutto, Bartera, prosciutto Bartera, ci siamo, è il buono ristorante, la no, Slocanda, è il successo con 59:17 sempre per la Tifernum di Sant'Angelo in Vado, va al gemello Luca Boinega, bravo Luca. Lorenzo dove andà? Ah, Lorenzo sempre lì, ecco che arriva Luca, il gemello, bravissimo, grande successo, bravi, due gemelli, un primo, un terzo posto, trofeo CONI, complimenti, un pacco, strapacco, borsa, buono ristorante, Palazzina Sabatelli, è un prosciutto, Bartera.
ha partecipato alla gara trail un campione d'Italia di pallavolo, Andrea Cesarini, recente vincitore dello scudetto in Serie A1 con la Sir Safety Perugia. Volevamo ringraziarlo e omaggiarlo con il trofeo, con un ricordo, diciamo così, della Stracastelli, e lo vogliamo un attimo chiamare sul podio. Andrea Cesarini. Andrea, dal volley al trail, insomma, ci passa. Ci passa parecchio, però qua mi diverto di più, dai. Ma anche il volley, insomma, non è facile, è impegnativo, insomma, le partite di volley, quanto poi tiratissime come la finale, come il terzo posto in Coppa. Sì, diciamo che è tutto un altro sport. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di divertirci effettivamente parecchio anche a Perugia, come dicevi. E niente, via. Bene così, grazie. Però ti prepari per la corsa, per il trail, insomma, corri come preparazione atletica per il volley? Sì, io l'estate mi diletto nella corsa, ci provo. Beh, ti è riuscita bene. Grazie, Andrea Cesarini. Mi chiamo Mirko Carletti, sono corridore, organizzatore e sopportatore dell'evento. E siamo stati circa 600-700 podisti, tra camminatori e podisti. La manifestazione spero sia riuscita bene. Sì, da ringraziare tutti gli organizzatori, la Protezione Civile, tutti i volontari del paese. E ringrazio tutti i partecipanti, ma soprattutto ringrazio anche chi ha collaborato a stretto contatto all'organizzazione: Paolo Taviani, Andrea Canucoli, Vittorio Carloni, insomma, Franco Renzoni, insomma, tutti hanno partecipato e hanno dato il loro contributo. Un saluto a tutti gli organizzatori, a tutti i partecipanti, e spero di rivederli tutti ancora di più il prossimo anno. La manifestazione dice e fa gli auguri per l'anno prossimo che avverrà, senz'altro, che avverrà, no? A me gli anni fanno ridere. E la difficoltà è quella di poterli iscrivere sulla maglietta.